Ovunque nel mondo, Royal Canin sviluppa con passione il territorio della nutrizione e salute al servizio del benessere dei cani e dei gatti. Royal Canin, con i suoi prodotti di qualità ineguagliata, è un'azienda unica e veramente differente. Cane da pastore della Boss, Bearded Collie, cane da Australian Shepherd, Border Collie, Briard, Welsh Corgi, e questo è tutto. Due soggetti. Fermatevi sull'altro lato, non andate fino qua, ok? Fino alla lancia di sì. Ecco, un po' prima. Ricordo che l'uscita ufficiale è sull'altro lato rispetto all'ingresso. Cosa andremo a vedere mentre il nostro giudice già sta scrutando questi giovanotti? Andremo a vedere tutti i soggetti di età compresa tra i 9 e i 18 mesi. Sono giovani. In questa fascia d'età si può ottenere anche il titolo di migliore di razza. Ecco i preselezionati. Pastore della Brie e Bearded Collie che si accomodano su questo lato. Ed ecco a voi i giovani dei cani di tipo Pinscher Schnauzer, Molossoidi e Bovari Svizzeri, a cominciare dall'Alano Tigrato, lo Schnauzer Gigante Nero, il Boxer, il Dogo Argentino, il Bull Mastiff, il Dog de Bordeaux, il Bulldog Inglese, anzi prima del Bulldog Inglese lo Sharpei Cinese, il Bulldog Inglese, lo Schnauzer Medio Pepe Sale. Cane corso. Moglie. Wife. Moglie. Bull Mastiff e Bulldog Inglese. Grazie ai Molossoidi, Pinscher Schnauzer e Bovari Svizzeri che lasciano il ring. Ed ecco i Terrier, cambio di guardia, Staffordshire Bull Terrier, Jack Russell Terrier, West Highland White Terrier e Scottish Terrier. Staffordshire Bull Terrier e Jack Russell Terrier. Ed ecco voi i bassotti, bassotto standard a pelo corto, bassotto standard a pelo duro, bassotto nano a pelo corto, bassotto Kanichen a pelo duro.
Bassotto canin che ha pelo duro e bassotto nano a pelo corto, ed ecco a voi i cani tipo Spitz e Primitivo Giovani Torino 2013. Alaskan Malamute, Samoyedo, Siberian Husky, cane da orso della Carelia, Shiba Inu, Cirneco dell'Etna, Volpino Italiano, Spitz Nano. Molto nutrito stranamente questo quinto raggruppamento, fa molto piacere, un raggruppamento particolare con soggetti molto simili ai primi cani addomesticati. Samoyedo, Spitz Nano, un grande applauso agli altri finalisti del quinto raggruppamento, ed ecco i giovani del sesto raggruppamento, Basset Hound, Beagle. Ed ecco entrambi selezionati dal nostro giudice. Ok, selezionato il Beagle. Sento cani da ferma. Cane da ferma Bracco di Weimar a pelo corto. Cane da ferma tedesco a pelo corto. Pinone bianco e arancio. Bracco italiano bianco e arancio. Ed è tutto per il settimo raggruppamento. Ed ecco i giovani dell'ottavo raggruppamento. Lagotto romagnolo, American Cocker, Cocker Spaniel inglese. Ecco i cani da compagnia, giovani Torino 2013, Barbone grande molle nero. Dovete accomodarvi su questo lato, ragazze.
Barbone grande mole nero, barbone nano marrone, Tibetan Terrier, Bichon Havanese, Carlino, Boston, Shih Tzu, Bulldog francese, Chihuahua pelo lungo. I veterani nel pre-ring, grazie. Veterani nel pre-ring. Attention please, all best veteran dog are kindly invited to come in collecting ring. Thank you. Ed ecco voi i giovani levrieri di Torino 2013, Irish Wolfhound, levriero russo Borzoi, Greyhound, Afghan Hound, piccolo levriero italiano. Tutti veterani nel pre-ring. Greyhound, piccolo levriero italiano, e un saluto agli altri giovani levrieri. Invito tutti i conduttori a portare i cani sull'altro lato a favore di telecamera, dal quale verranno scelti i 5 finalisti che si posizioneranno sui gradini là in fondo. Chi saranno i 5 finalisti del Ring d'Onore Giovani Torino 80ª esposizione internazionale organizzata dal gruppo cinofilo torinese presso gli splendidi locali del Oval Lingotto? I cani si stanno riposizionando in ordine d'altezza. Chihuahua pelo lungo, bassotto canincheno a pelo duro, nano corto, spitz nano, piccolo levriero italiano, Jack Russell, Staffordshire Bull Terrier, bulldog inglese, barbone nano marrone, cocker spaniel inglese, beagle, cane da pastore della Brie, samoyedo, bearded collie, tacco di Weimar a pelo corto, spinone italiano, Greyhound, il primo preselezionato. Tra i 5 finalisti avremo il Bull Mastiff, il Samoyedo, il Bulldog inglese, altri 2 posti liberi. Bassotto canincheno a pelo duro,
Chihuahua pelo lungo. Un grande applauso a tutti gli altri giovani finalisti. Siamo pronti? Chihuahua pelo lungo. Ed eccoci, terzo posto! Chihuahua pelo lungo! Secondo posto! Bassotto Caninchen a pelo duro. Vince il Bull Mastiff. Giro d'onore per il Bull Mastiff, miglior giovane dell'ottantesima esposizione internazionale di Torino, con l'applauso del pubblico di Torino. Avanti Savoia, facciamoci sentire. Ed ecco a voi, signore e signore, il giudice che sceglierà il miglior veterano. Rimaniamo nelle classi d'età, in questo caso abbiamo soggetti di età superiore agli 8 anni, dall'Italia, Pierluigi Buratti. Grazie per essere qui con noi. Ed ecco